Il venerdì di Buongiorno Taranto è dedicato per questa parte, per quest'ultima parte della nostra trasmissione, alla musica e ai musicisti tarantini del nostro territorio provinciale. E lo avete già ascoltato prima del nostro intervento, Un pianeta che non c'è, brano di Francavilla. Buongiorno, qui in studio. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Fabrizio e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque, noi abbiamo chiamato Francavilla perché è un ragazzo che da diverso tempo si spende nella musica come autore, come cantante, come compositore, e ci ha incuriosito una cosa tra tutte. Parleremo di tanto, quindi però andiamo con la notizia, con le notizie, le ultime fresche, perché è stato protagonista come autore a New York. Il tuo brano Sarai sempre tu ha vinto un importante riconoscimento a New York, si è classificato in maniera molto alta a questa competizione che ha racchiuso tutto il mondo. E permetteteci, un brano di un autore tarantino di Mottola, se non sbaglio. Sì, no, dici okay, benissimo. Francavilla è proprio tipico, no? Epiteto di Mottola, cognome di Mottola. Francavilla di Mottola è bellissimo. Ed è un tarantino che si è fatto valere a livello internazionale. Noi siamo orgogliosi e ti facciamo innanzitutto le congratulazioni per questo traguardo. E io vi ringrazio di cuore, per me è motivo di orgoglio e sono emozionatissimo proprio perché ho dato per me un bel risultato al territorio che io tra l'altro ovunque vado porto sempre con me, perché credo che la cosa più importante sia quello di conservare le proprie radici, ed è per questo che ho lasciato come nome d'arte il mio cognome cambiando solo la K, proprio perché voglio... Posso chiamarti Frank? Puoi chiamarmi come vuoi, Frank, va benissimo Fabrizio. Allora Frank, dunque, ecco, mi piace che hai sottolineato subito l'attaccamento alle origini. Quanto il nostro territorio, perché è il nostro territorio, ti ha ispirato e ti ispira nelle tue composizioni e nei tuoi lavori? Il nostro territorio mi ispira tantissimo, non devo nascondere che ovunque vado io sono facile, di ispirazione facile, però chiaramente quando c'hai un mare come il nostro, stupendo, basta andare 5 minuti a farti una camminata e in spiaggia e nasce una canzone con musica e parole, perché secondo me questo nostro territorio è fantastico e è brutto dirlo, ma è sempre poco valorizzato per quelle che sono le sue reali potenzialità. Il mare però anche la splendida Gravina di Mottola, non ce la dimentichiamo quella. Va bene, sicuramente, però i paesaggi rupestri. Credo che Taranto preferisci sia... Preferisci il mare? Preferisco la città di Taranto nel senso che secondo me è fantastica e non ha i meriti che dovrebbe avere. Beh, anche attraverso la musica, attraverso la cultura, dobbiamo spingere su questi versanti proprio per promuovere il nostro territorio. E grazie per aver aperto così questa intervista. Invece parliamo un attimo di te, come inizia il tuo percorso musicale, il tuo percorso artistico. Noi ci siamo sentiti ieri per organizzare questo incontro. I tuoi brani hanno fatto anche da colonna sonora ad eventi importanti, eventi nazionali. Sì, sono stato con il mio primo singolo, Vivo Così, sono stato ospite della partita del cuore della Nazionale Cantanti, quel di Marassi a Genova, poi sono stato invitato al premio Lunezia nel 2018 in quel di La Spezia, nella serie in cui fu premiata l'immensa Gianna Nannini, mentre con questo qui che abbiamo sentito, con cui avete aperto Un pianeta che non c'è, mi sono tolto anche parecchie soddisfazioni. Ho aperto una tappa del Popcorn in Tour di Federica Carta a Borgo Sesia, Radio Studio Più a Novara, la partita della Nazionale degli Artisti con la Moreira, Simone Barbato e tanti altri, sempre al Piola di Novara, quindi devo dire che su Spotify ho toccato i 51k di streaming, di ascolti, quindi 51k, K come la K di Francavilla. La K è che linguaggio è giovanile, che vuol dire 51k? 51.000 dobbiamo dire, 51k. Come siamo social, come siamo giovani dentro, perché fuori così è così. Dentro bisogna adesso, essere adesso sempre... si dice così, è 51k, è bellissimo. La K come K di New York, vedi che è tutto collegato. Tutto torna, tutto è sempre quel cerchio che si va a chiudere. Che si chiude. Senti, ma come hai fatto a intercettare la nazionale, cioè questi esempi, no, di nazionale di calcio, queste partite del cuore? Come mai hanno scelto Francavilla? Io sono stato innanzitutto fortunato a
ad essere prodotto dalla Beat Sound di Milano e sì, sicuramente la visibilità della Beat Sound di Milano con Beppe Stanco e tutto lo staff mi ha dato la possibilità di fare le cose, credo, bene per come stia andando da 2 anni a questa parte, certo, e quindi mi ha dato la possibilità di accedere a queste fantastiche realtà che io prima vedevo solo in televisione, e poi... E adesso sei un protagonista. Io non riuscivo uno dei mai protagonisti, a ritenermi un protagonista. Dai, te lo sto dicendo io, dai, te lo io sto ti dicendo ringrazio. Però sì, è bello anche quando, come hai detto tu, sei autore, non cantautore, come è stato per il New York Cant, ad esempio. Certo. E restiamo in argomento, perché adesso questo brano lo abbiamo descritto e ce lo sentiamo, ce lo ascoltiamo qui su Cittadella, Sarai Sempre Tu, che è questo brano che è stato eseguito da un tenore, il tenore Rocco Speranza. Esatto, il tenore italo-australiano Rocco Speranza, che tra l'altro colgo l'occasione per salutare. Ora lui è in Australia, è tornato da New York. Ma in streaming ci sta ascoltando sicuramente, perché noi siamo su www.radiocittadella.it in streaming, quindi arriviamo anche in Australia e si può riascoltare. Questo brano è stato eseguito in questo concorso internazionale, come dicevamo, il New York Cant, che racchiude un po' di italiani, un po' di stranieri, un po' di italo-americani. Esatto, il New York Cant praticamente basa le sue selezioni in questa maniera. Ha 10 finalisti dopo tantissime selezioni che si fanno sia in tutta Italia che tramite Skype o comunque tramite social a livello di web nel mondo, e vengono selezionati 5 artisti dal territorio nazionale e 5 italiani nel mondo. Infatti c'era una ragazza di cui ora non ricordo il nome, un'italiana che è in Singapore, un'altra italiana che vive in America, quindi voglio dire, dà possibilità a tutti gli italiani nel mondo di partecipare a questo festival della musica italiana, appunto, di New York, che quest'anno tra l'altro ha visto in giuria gente come Fausto Leali, Clementino, Cesare Raschel, Beppe Stanco, insomma è... assolutamente di grandissimo livello. E adesso ce lo ascoltiamo, Sarai Sempre Tu, scritto da Francavilla, eseguito dal tenore Rocco Speranza, qui su Cittadella. Il venerdì di Buongiorno Taranto, che dedichiamo alla musica e musicisti tarantini, abbiamo in studio ospite qui a Cittadella Francavilla. Abbiamo chiacchierato durante la prima parte, questo collegamento che abbiamo già annunciato prima tra New York e la tua musica, la tua produzione, il singolo Sarai Sempre Tu, che è arrivato al secondo posto in questa manifestazione internazionale. Ma c'è un legame proprio con New York? New York, questo singolo è stato scritto proprio in memoria della strage delle Torri Gemelle, ovvero io lessi una frase di un uomo che sosteneva di aver buttato tutto quello che era della sua compagna tranne un pallone che aveva gonfiato, un palloncino che aveva gonfiato lei, perché sosteneva che lì dentro fosse custodito il fiato, l'ultimo fiato della sua compagna scomparsa. E quindi da lì mi ha toccato così tanto che sono andato a scrivere questo brano, che tra l'altro non è stato detto prima del festival come motivazione, neanche da Rocco. È stato svelato solo a manifestazione finita, perché non si voleva andare a cercare di cavalcare magari l'onda proprio perché questo, l'argomento cioè era ed è purtroppo delicatissimo, e quindi è stato preferito evitarlo. E questo sicuramente aumenta ancora di più l'emotività e la sincerità di questo ragazzo che è ospite nei nostri studi. Chiamato ragazzo perché prima hai detto il K come mille, quindi siamo tutti giovani. Ti ringrazio. Dunque, troppo buono il giovanotto. Classica domanda, Frank. Progetti futuri, che io li conosco perché li abbiamo detti prima, però siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti per concludere con quello che accadrà nel tuo percorso artistico. Subito imminente una feat con Antonello Belmonte degli SFK, che saluto. È un brano che va a unire i nostri due stili, pop il mio e il suo reggae, e per i miei fans è in programma un nuovo singolo Melody. Dovrebbe uscire a Natale o per Anno Nuovo, si sa che fai un regalo di Natale.
Esatto, uno ci prova, però sai come va, ci sono programmazioni che a volte vanno a slittare di qualche giorno e niente. Però cerchiamo di far anticipare Babbo Natale per la musica di Francavilla. I tuoi riferimenti social? I miei riferimenti social, Francavilla Real, sia su Facebook che su Instagram con la K, e per guardare i miei video, per chi ha curiosità di guardare i miei video girati ad Amsterdam e a Londra, può trovarli sul canale BeatSound di YouTube. Noi ringraziamo Francavilla per essere stato con noi questa mattina, grazie Frank. Io ringrazio te Fabrizio, ringrazio tutti voi per l'invito, che sono veramente emozionato e lusingato di essere stato qui da voi. Grazie per le belle parole, caffè pagato, ce lo prendiamo tra poco. Vi ricordiamo il palinsesto di Cittadella, tra poco il giornale radio alle 9, poi a seguire Pop-up, musica e notizie. Alle 10 The Meg con Alessandra Aureli, alle 11 Gabriella Ressa per le buone notizie, la bella Taranto. A mezzogiorno la Top Chart condotta da Manuel Giancarlo. Nel pomeriggio alle 17 Driving con Giampaolo Martinelli, 2 ore fino alle 19, momento in cui inizierà Rosso di Sera condotto da Marina Luzzi. Da Fabrizio Cafaro è tutto, un saluto a Gisberto Nicoletti che ha curato la regia per questa edizione di Buongiorno Taranto. Noi ci diamo appuntamento a lunedì, buon fine settimana a tutti, ciao!